un abbraccio fortissimo a tutti e un saluto veramente grande. Il Vangelo di oggi è quello di Giovanni, capitolo 21, versetti 1-14. Gesù vuol far capire ai suoi discepoli, ai suoi apostoli, e vuol far capire a noi che Egli è risorto, che è vivo in mezzo a noi, che è vivo nella tua vita, che nei momenti drammatici della tua esistenza è con te, e dobbiamo chiedergli aiuti, altrimenti i nostri drammi diventano tragedia. Il Signore risorto vuol dire che è risorto per farci risorgere. Hai un dubbio che ti rende la giornata tormentata? Signore, vieni in mio aiuto. C'è un'angoscia che mi strappa il cuore? Signore, donami un po' della tua pace. Ecco, il cristiano maturo è colui che chiede, che si fida del Signore, e il Signore non tradisce mai le nostre aspettative. Ecco perché il dono più grande che noi dobbiamo chiedere al risorto è che la fede in Lui aumenti. Che cosa succede? Che Pietro e i suoi non hanno fatto abbondanza di pesca, le reti vuote, e sono scoraggiati. Ma ecco che il Signore interviene e dice a Pietro: getta le reti dalla parte destra, e a dire: fidati di me, fai quello che io ti dico, io ti parlo. Il rapporto con Dio è un rapporto concreto, è un rapporto interpersonale, altrimenti i santi come avrebbero potuto essere tali senza percepire la voce del Signore che parlava loro? Pietro obbedisce, e che cosa succede? Che la loro attività va alle stelle, abbondanza di pesci, e trovano Gesù sulla spiaggia che, come una madre, dice loro: ma avete mangiato? Portate un po' del pesce appena pescato e io lo farò in modo che voi lo mangiate e che vi ristoriate. E Gesù fa così e poi lo offre loro. Gesù è amore. Che cosa vuole da noi? Che percepiamo questo amore, e allora diventiamo persone gioiose, perché è un amore che nessuno potrà mai toglierci. Cristo è colui che mantiene l'alleanza sempre, anche quando noi commettiamo errori apparentemente imperdonabili. E non è questa la ricchezza più grande? Sapere che mai il Cristo ci abbandonerà per tutta l'eternità, qui sulla terra e di là, in paradiso, nel cielo. Questo è il significato della Pasqua. Pasqua vuol dire passare, attraversare. Sono in crisi? Signore, vieni a donarmi la tua pace. Il Signore risolve i nostri problemi, ma vuole che ci abbandoniamo alla sua misericordia, che percepiamo che Lui solo ci guarisce, Lui è il guaritore. Se non crediamo questo, restiamo soli con i nostri problemi e chiediamo aiuto di qua e di là, magari a persone sbagliate che ci spingono sulla cattiva strada. Io sono stato assistente nelle carceri
dell'Aquila, le costarelle, e parlando con tanti giovani stranieri, notavo che erano dei giovani stupendi, ma che, non avendo di che vivere, obbedivano, si lasciavano sedurre dai corrotti delle varie mafie, delle varie imprese del male. Fidiamoci del Signore, apriamogli le porte. Solo il Signore ci vuole bene, più di tua madre, più di tuo padre, più di noi, a noi stessi. Una fede matura è la ricchezza, e la fede matura porta con sé la speranza, porta con sé la gioia, porta con sé un futuro abbandonato nelle mani di chi tutto può. Dio è onnipotente nell'amore, è onnisciente, sa tutto di noi, onnipresente, sta sempre con noi. Che cosa cerchiamo? Un saluto affettuoso a tutti.